Le cene, voglio sapere delle cene la tua versione delle cene da Tognazzi. Un rituale famoso. Lui è un uomo forse tra i più intelligenti che ho conosciuto nella mia vita. Me l'hai detto. Rallegrante, forse il più rallegrante, assieme a Monicelli, che abbia conosciuto nella mia vita, perché era molto sincero lui. Non si inventava le biografie, capito? Non faceva le voci da attore, lui aveva una voce e poi una bella voce. Aveva purtroppo un handicap. Era certo e sicuro di essere un ottimo cuoco. Era. No, un disastro. Aveva 3.000 libri di cucina, no, 1.000. Nella sua biblioteca c'erano almeno 1.000 libri di cucina. 1.000, non lo so. E faceva da mangiare lui. E faceva il venerdì sera l'ultima cena dei 12 apostoli. Invitava 12 amici. E faceva delle cose memorabili. Maial tonné, per esempio, mi ricordo una volta. Oppure fettoni di mortadella con il cellophane intorno perché non se ne accorgeva, panati con le bistecche alla milanese e fatti fritti. Tu, ecco, fa ridere perché capisci. Dice, questa è una mia invenzione. Vabbè, ma deleteria anche. Porca puttana. Ma chi c'era a quelle cene? Chi erano Ferreri, gli assidui frequentatori? Monicelli, benvenuti ai Bernardi, morti tutti, Luciano Salce, poi Adolfo Celi, beh, mi ricordo un sacco di gente, più che altro erano i vecchi del cinema italiano. Alla fine di questa cena lui ha detto, voglio sapere il vostro parere. E io ho detto, guarda, non lo diranno mai la verità perché sono allenati a non dire la verità. Quando vengono in teatro dicono meraviglia delle meraviglie, invece una merda. Ho detto, facciamo delle votazioni segrete. Primo piatto. Allora si trattava di mettere in un bacile d'argento dei bigliettini con queste possibilità. Straordinario, ottimo, sufficiente, insufficiente, cagata, grandissima cagata. Lui parte con risotto alla moda mia, che sinceramente Ferreri era andato a fare un sopralluogo in cucina e entrando ha fatto, no, questo lo sconsiglio. Infatti dice, no, questo non lo voglio, no, non questo. Perché? Diceva lui incazzato, è un risotto alla moda mia, ma io non. Non posso il risotto perché quello aveva già visto che ci aveva messo dentro delle cose atroci. Alla fine di una di queste cene, una votazione. Allora, risotto alla moda mia, grandissima cagata. Triglie di bosco, anche delle immaginazioni. Coniglio di Paranza, allora coniglio di Paranza, cagata, grandissima cagata, cagata, grandissima. Ferma, ha detto lui, incazzato, basta, Vi eravate messi assumo. d'accordo? No. No, perché dicevamo la verità, poi Certo. era sì, c'era anche la voglia un po' Sì, di un po' di... E lui ferire. cosa ha detto? Basta. Basta, ha detto, adesso basta, adesso mangiamo in cileno anche un po'. Poi in quel momento fa, mi dai i biglietti tutti? Ma dico, cosa ne fai? Ti porto da un grafologo, volevo individuare. Naturalmente, alla fine di una di queste cene famose, Mario Monicelli, prima di andare via, ha preso una busta trasparente di cellophane, sai, quelle bustine, girava per il tavolo e metteva dentro. Tavolo, e lui vestito al cuoco ancora, gli dice, Mario, ma cosa fai? Li porto all'Istituto Italiano di Criminologia. Ha detto,